Eccoci qua, possiamo girare una nuova puntata di Dr. House. Abbiamo il protagonista principale, Nicola Silvas, che ha giocato infortunato e poi si è fatto un altro infortunio, vero Nico? Raccontaci un po' non questi rumori, ma come ti sei fatto male? Ho tirato una camicia. Silenzio! Ho tirato la prima volta che tiro di sinistra e mi sono stirata al legno. Linguine. Quindi linguine al pesto stasera. Eccoci qua invece il nostro Enrico, che viene disturbato, molestato da Federico. Anche tu ti sei fatto qualcosa? No, niente, sono stanco. Io lo so che si è fatto prima della partita. No, non diciamo queste cose. Ah, l'ho detto! Tu Federico, anziché fare queste smorfie, se segnassi ogni tanto qualche rete da... Io le faccio segnare. Vabbè dai. Ma oggi cosa è successo negli ultimi 10 minuti? Avete fatto una grandissima partita, eravate in 6 praticamente alla fine. Cosa è non c'ero neanche io. Non avevate più voglia. Stavamo dominando in sé. Potevate giocare a metà a calcetto, là. C'erano le porticine, quindi. Ma non ha voluto l'arbitro. L'arbitro oggi faceva troppo. Blackout totale. Sul nivola. A un certo punto mi ha fatto boh con i falli. Cioè ormai siete diventati delle stars, quindi ti chiamano con le iniziali. Senza scatagrare. E Luca Frosci c'aveva il bicchiere d'acqua e gliel'ha fatto. Mi ha bagnato le mani. Ti benedisca il nome del padre. Sì. No. Ehi, quindi 7 giornate me le immagino. E vediamo qua il pirata che ogni volta che poteva la telecamera segna. Non guardi guardi l'obiettivo. Ma l'hai filmata le reti? Ho filmato soprattutto Sibilla che si divincolava. Fai un video a parte solo con Sibilla. Solo con Sibilla. Io che mi strappavo. Tu invece hai fatto un tiro che ha fatto assibilato alla destra del palo. Cazzo. Ma tutti in tribuna si chiedevano, ma siamo una squadra di mancini, tranne Marco Gaias, ma sei destro o sinistro? Non si è ancora capito all'ultima giornata. No, destro penso. Perché dici? Destro penso. Ambi sinistro. Ambizucca è forse. Cosa sei? Ambianca. Ambianca. Vabbè, non l'ha spiegato. Boh, non lo so neanche io. Penso no, destro comunque. Vabbè, adesso iniziano i tornei. Ah, tra l'altro abbiamo notato che tu hai segnato sia col Cagliari che con l'Olbia. Ti manca l'Alghero, la Torres. Cagliari. È in giovanissimi. Siamo in Gaggino. Quanto vuoi? 4.000 euro al giorno. Un rutto gli basta. No, secondo me vuole almeno 50 fan su Facebook. Una biondona vuole. Una biondona. Non c'è la mola in casa già. Silenzio, non suggeria. Il Nino come al solito rompe le balle agli altri. Allora, in Calabria vieni. Certo che vengo, non capisco. Per filmare a voi vengo. Cosa... Divertimus. Film, attenti, sì. Che in Calabria c'è l'Andrangheta. Ecco che arriva Morfeo. No, no, Morfeo oggi è stato il dio dell'area di rigore. Primo, me ne rientri a casa. Me ne rientri a casa proprio italiano. Quanto hai? Da quanto ci sei in Italia? Grande Marco Gaia, ma praticamente ti aggiungiamo 5 gol nella classifica marcatori. Così arriva a 10. Allora mi supera. Oh, la mia Beh, allora è finito il campionato. Silenzio! Biscu! Sì. Diavolo, stia zitto. Allora, siete contenti del campionato che avete fatto? No, decidete. Sì, no. No, abbiamo giocato bene, abbiamo perso. Non abbiamo vinto il campionato. Sì, avete vinto il campionato delle occasioni sbagliate, sicuramente. Oggi a questo punto potevamo anche farci buttare fuori. Sfigate. Ne salti comunque il prossimo anno. Ehi, vabbè, ma non me ne sbatte niente. Mentre Federico ha scambiato un paio di opinioni con un giocatore dell'Olbia, abbiamo visto. Ma stavate... I numeri di telefono vi siete scambiati. No, rappresentativa dei giovanissimi. Con quello che ha fatto Baita e Parata. Ma cosa vi siete detti? Bastardo. Ci vediamo dopo la partita. Madonna, con Cava. Ho salutato il bar. Ah no, quello è il 15. Mica. Il 13. Di me. No, il 13 voleva presa la schiaffa e basta. Queste cose non si dicono. Ma non fate e basta. No, voleva morto. No, davvero. Non faceva tutto. Capì, poi ti trava le gomitate. Ne ho preso, da lui, ma ne ha preso anche. Certo. Poi vabbè, il 15. Quello della rappresentativa. Trattando ha preso in spinta. Sono girato, mi sono preso male. Il ballente del Gocciano cosa dice? Questa posa. Anche bette parate ne ho fatto. In questa maglia del West Ham, Mazzola ti ha chiamato, no? No. Ieri si ha vinto su Wigan. Vedete, l'informato. Ecco che arriva l'informazione dall'Inghilterra. Ecco. Ma comunque si dice. L'avvio. Bella da premere. Comunque mi sembra che avete imitato i giocatori dell'Inter. Mike non ha perso un dente, tu cosa hai perso? La linguine. Chi sei su macchina? Vabbè, salutate che è finito, è ora di andare a pranzare. Ciao Antonio! Antonio l'ho già intervistato prima, ha rilasciato un'intervista scioccante. Quello che mi ha parato la rete, sono stronzo.
prossimamente ha fatto bite gambe parata, è stato soltanto ammonito, una cosa inspiegabile. No, è giustissimo. Non era chiara cosa nella rete, era rete infatti. No, ma è giusta l'ammonizione perché ha fatto bite parata. Lucio Bosi ha tempi migliori. Non parlate, non svegliate il can che dorme. Il gabibo che dorme. Il gabibo. Ringraziate che ho tanto. Sembrava un film in 3D. Lucio l'ha parata. Un film. Oh, vabbè. Mi porta la telecamera che c'è il film in Calabria. Lui è la traversa di. Attenti a che film girate. Lui è la traversa di Macomer. È vero, ormai un anno sfigato anche per Antonio. Marco, siamo arrivati insieme. Che non vengo io in Calabria. No, lui rimane qua perché c'è un traffico di schiave a Ottana. Io devo prendere cosa da quelli dell'Andrangheta. Devo prendere cosa? Devo prendere cosa? Mi devono dare cosa? Mia Carla, esultare sotto la curva. Carla, esulta! È giunta lui per noi. Si inginocchia davanti al pallone. Me la dita se la butta a terra. Vai, vai, ca! Billu. Senti il rumore del. Lancia il pallone ai fans. E con questo rinvio è finito il campionato. Ciao, salutate all'anno prossimo. Ciao. Bravi. A me sul biere. No. Vi vediamo, scherzo. Ciao.